È stato costituito l'organismo che dovrà indirizzare le scelte tecniche di merito della Carta di Pescara. Il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Logli ha insediato il comitato di pilotaggio della Carta, strumento di sviluppo sostenibile che la Regione Abruzzo ha condiviso con il mondo delle imprese, della ricerca e dell'innovazione. Questo link che si è creato tra le imprese, l'università, il laboratorio del Gran Sasso, lo zoo profilattico di Teramo, cioè grande ad altre strutture di ricerca che abbiamo qui, è il vero passo avanti che si è fatto. Naturalmente il passo avanti successivo dovrebbe essere quello di coinvolgere il nostro target principale. Il nostro target principale non sono le università e le grandi imprese, queste sono i veicoli, no? Il nostro target principale è questo immenso sistema di piccole e piccolissime imprese. Il comitato è presieduto dal direttore generale della Regione Cristina Gerardi, si è composto dal direttore del Dipartimento Lavoro e Sviluppo Economico, dai direttori dei dipartimenti interessati, da un rappresentante dell'università, del sindacato e delle imprese per ognuno dei 5 domini tecnologici. Quindi avremo a fianco a questo comitato di pilotaggio, che è ristretto, avremo dei tavoli che coinvolgeranno quasi tutti quelli che poi hanno preso parte alla creazione della Carta di Pescara, a cui chiederemo delle consulenze, delle idee, delle consulenze, in modo tale che non sia un documento statico, ma che sia dinamico come è l'impresa.